amici di Fano TV, bentrovati. L'avete riconosciuto? Lui è Dodò dell'Albero Azzurro, il famosissimo personaggio della trasmissione per bambini. E allora oggi siamo qui a Vallefoglia insieme al nostro Dodò, siamo alla mostra del libro per ragazzi, la 44esima edizione organizzata dal comune e dalle biblioteche di Vallefoglia insieme alla collaborazione delle scuole e al patrocinio della provincia di Pesaro Urbino. Venite insieme a me a scoprire che cosa ci riserva la mostra. Vera factotum dell'organizzazione di questa mostra, complimenti intanto, quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di un evento di questo tipo? Grazie per i complimenti. Il lavoro è lungo e faticoso perché a partire dall'ideazione poi c'è anche proprio il lavoro manuale, ecco, perché le creazioni che vedete, delle scenografie, chiamiamole così, sono state tutte ideate e realizzate dalle bibliotecarie insieme alle nostre collaboratrici, ecco. Quindi siamo soddisfatti del risultato e spero che sia apprezzato anche dal pubblico. Abbiamo affrontato e parlato e ricordato una figura storica di questa mostra, Renata Agostoli. Sì, è la 44esima mostra del libro per ragazzi e in omaggio a Renata Agostoli, una grande artista, un'artista che ha realizzato e ha lavorato in tutti i campi dell'editoria per ragazzi, sia dal punto di vista di scrittrice, illustratrice, redattrice di riviste di libri per ragazzi. E la mostra l'abbiamo voluta intitolare La fabbrica del libro proprio perché Renata Agostoli si definiva creatrice di libri. E dal punto di vista dell'illustrazione realizzava delle vere e proprie opere, tavole tattili, ecco, perché la sua arte era quella di illustrare con carte, stoffe strappate e ritagliate con le sue forbici magiche. Quindi questa è un'arte che abbiamo un po' voluto trasmettere anche ai bambini delle scuole che sono venuti in visita nelle nostre biblioteche, alle scuole abbiamo presentato dei progetti finalizzati alla realizzazione di opere da mettere in esposizione alla nostra mostra, e quindi è stato un lavoro di collaborazione, ecco, con le insegnanti, i bambini che sono i protagonisti di questa mostra, senza di loro non avremmo potuto esporre queste vere e proprie opere d'arte. E che oggi sono presenti in tantissimi, tra l'altro che nei prossimi giorni animeranno la mostra, no? Tramite anche la presenza delle scuole. Esatto, tutte le mattine della prossima settimana fino a sabato, da lunedì a sabato, saranno dedicate esclusivamente alle scuole del territorio. Avremo la presenza di 52 classi per un totale di circa 1000 bambini, ecco. Quindi le mattine saranno molto animate, ci saranno laboratori condotti da Michela Gaudenzi, letture ad alta voce che proporremo noi bibliotecari, quindi saranno delle mattine movimentate ma anche bellissime come tutti gli anni. Pomeriggi dedicati ai laboratori, ogni pomeriggio ci sarà un'esperienza nuova, quindi un singolo bambino potrà venire tutti i pomeriggi e fare tantissime cose diverse. Io ringrazio tutti coloro che hanno accettato, insomma, di collaborare con noi, a partire dall'illustratrice Emanuele Orciari che proporrà due laboratori, e l'UNICEF, l'associazione che con i volontari e le volontarie si dedicheranno proprio alla creazione di elaborati. Ci sarà la libreria Giulia della Libreria Piera che proporrà un laboratorio, Giancarlo Guccioni. Tutti questi laboratori saranno finalizzati alla fabbricazione del libro e quindi sarà un tripudio.
Sarà un finale meraviglioso e a proposito di aneddoti, lo abbiamo citato prima, ma vedo realizzato in questa stanza l'albero azzurro. Perché l'albero azzurro? Allora, l'albero azzurro perché rappresenta Renata Gustoli. Lei è stata una delle creatrici, ha fatto parte del team che hanno ideato appunto questa trasmissione televisiva, la prima trasmissione didattica per ragazzi nata i primi anni, negli anni 90. Ancora oggi proposta in TV, quindi i bambini conoscono sia l'albero che il personaggio principale, che Dodò, perché comunque nel tempo è rimasto vivo, insomma, per tutti i bambini questo magico mondo, ecco. Grazie mille e complimenti di nuovo. Collaborazione preziosa quella con la Scuola del Libro di Urbino, che non poteva mancare. Sì, beh, noi sono diversi anni che la scuola partecipa all'evento di quella che era Morciola, che adesso è Vallefoglia. Quest'anno ci sono in mostra, come l'anno scorso, gli elaborati del corso di perfezionamento, che è un corso biennale post maturità, dove i ragazzi si iscrivono per potersi poi perfezionare. E quindi hanno tutta la settimana per ricercare, lavorare, elaborare e finire anche i progetti nella sezione scelta. E qui ci sono degli elaborati di grafica editoriale per quanto riguarda tutta l'illustrazione incisa, e la stampa, la rilegatura, la copertina e proprio la messa in opera del lavoro finito. E lì ci sono degli esempi mirabolanti, direi. Poi dopo, questa è tutta la parte che riguarda il fumetto, l'illustrazione, con dei progetti proprio anche selezionati al concorso Notte di Fiaba, poi dopo lì vedete le etichette, e poi ci sono anche dei pannelli riguardo all'animazione, perché noi facciamo disegno animato, per cui curiamo tutta l'animazione. E poi in fondo ci sono i pannelli della grafica, la grafica pubblicitaria. Tutto questo fa progettati, eseguiti e realizzati dai ragazzi. Siccome il corso è biennale, alla fine dell'anno loro devono avere un portfolio. Quindi non un portfolio proprio un portfolio di lavori finiti da poter essere poi eventualmente presentati o spesi o in ambiti anche sia di prosecuzione di studio che invece di attività professionale. Che impatto ha l'illustrazione nella letteratura per bambini e ragazzi? Beh, direi che prima di leggere noi vediamo, cioè io posso anche, cioè è il primo impatto è quello dell'organo visivo, a qualsiasi, è quello che ti dà sensorialmente l'emotività e la costruzione dell'immaginario. Poi dopo questo è chiaro che man mano che uno le, anche perché poi sente, che ne so, più che altro l'audio, quando gli raccontano le favole, no? Quindi tu ti raccontano le storie perché ancora non sai leggere e quindi immagini, poi vedi i colori, poi vedi le cose e poi alla fine quando cominci a leggere allora dici, allora sei completo, quindi è estremamente, cioè non possiamo che dire. Non è possibile dire di più. Emanuela ha curato personalmente il bozzetto che fa da sfondo a questa mostra e che poi avrà un importante appuntamento a Torino. Al Salone del Libro di Torino porteremo questo disegno originale. Da quanto tempo collabora con la Mostra del Libro dei Ragazzi? Allora, questa volta è la seconda volta, la prima edizione penso di averla fatta nel 2016 ed ora di nuovo sono molto contenta di partecipare a questa 44esima Mostra del Libro. E il disegno, diciamo, è un disegno colorato rispetto alla passata mostra del 2016, quindi è una tavola interamente
colorata, non in bianco e nero. Quanto è importante associare la cultura, quindi la lettura dei libri ai ragazzi, quindi quanto è importante riportarli a scoprire la bellezza della lettura? Allora, io penso che in questo caso l'illustrazione ha una valenza molto importante perché cattura l'attenzione del bambino e del ragazzo e in qualche modo ci porta in un mondo un po' fantastico, al potere di portare via anche per pochi momenti dalla realtà stessa. Leggendo un libro si entra in una sorta di fantasticheria proprio, e questo è il potere che ha un libro, e anche l'immagine ha una sua valenza perché appunto ti conduce in un mondo che è parallelo al testo, alla storia che racconta. E in questa immagine infatti abbiamo un personaggio che è il famoso personaggio che si ispira al logo di Massimo Dolcini, che è appunto che ha inventato il logo di questa rassegna importante, ed esce a quasi mano un oggetto libro proprio che ci conduce in una sorta di musicalità dove seduce il lettore, no? E lo accompagna a una sorta di festa del libro. Questa era l'intenzione del mio messaggio. La collaborazione con il liceo artistico Mengaroni ormai è una costante per la mostra del libro dei ragazzi, e in che cosa consiste? Prima di tutto è un fortuito sodalizio, perché l'unire due eventi, due istituzioni è ricco, è riccamente produttivo. Quest'anno hanno partecipato i ragazzi dell'anno quarto della sezione di grafica. Ci è stata proprio fatta specifica richiesta di decorare quelle che sono le mura di recinzione o del cortile della biblioteca. Poi, arrampicandoci proprio sui muri, ci hanno chiesto di ampliare le possibilità creative anche a un altro edificio, e perché appunto i disegni dei ragazzi erano molto piaciuti. I miei studenti ci hanno provato. Tutti i muri dovevano essere dedicati a Rodari, e appunto dai muri sono diventate, credo e spero, opere di street art che ora abbiamo visto come disegnate e poi provate in un video con dei rendering. E sicuramente dovremo anche provarci proprio venendo a decorare quelli che sono i muri reali, quindi saremo sottoposti ad ulteriori prove, speriamo di riuscirci insomma. La sua presenza alla mostra del libro come duplice ruolo, quello di insegnante, ma anche con una sua mostra personale. Sì, personalmente mi piace espormi perché mi piace proprio mettermi in gioco. La mostra è dedicata alla Gossoli e da tanti anni invece che io mi diletto, per così dire, perché la fatica è tanta, nella creazione di prototipi di libri tattili per non vedenti, partecipando spesso e quasi sempre, anzi, al concorso Tocca a te. E quindi qua ho esposto alcuni miei prototipi che sono stati presentati al concorso. Perfetto, quindi parliamo di ragazzi, parliamo di libri, parliamo di cultura, ma anche di inclusione. Prima di tutto l'inclusione, perché dobbiamo essere aperti a tutti, e quando noi creiamo un elaborato che sviluppa più di un senso, tutti i sensi è impossibile, però quando ne sviluppa due, tre, quattro, compreso le emozioni, possiamo dire che ha raggiunto una potenza incredibile e deve toccare il cuore di tutti. L'inclusione, io dicevo in passato con i libri tattili, per noi che siamo speciali, ma non gli altri, noi siamo speciali. Quindi la diversità è un valore aggiunto e ci rende speciali. Nati per essere una storia, parliamo di libri per l'infanzia, come sceglierli e come proporli ai bambini così piccoli? Beh, intanto bisogna dire che noi esseri umani, se ci pensiamo da un punto di vista della nostra identità,
non possiamo far altro che pensarci sotto forma di una storia vissuta. E quindi incontrare le altre persone significa incontrare altre storie, arricchire la nostra vita, l'esperienza di tutti quanti. E nell'infanzia questo tema è un tema fondamentale. I libri, la narrazione orale, sono di grande aiuto a prendere progressivamente coscienza di sé, perché ci danno immagini e parole che ci aiutano a riconoscere innanzitutto le nostre emozioni e anche a raccontarle, a parlarne, a crescere. E questo è un aspetto fondamentale da un punto di vista educativo. Il periodo da 0 a 3 anni è il periodo, diciamo, di più potente crescita da un punto di vista del cervello, da un punto di vista neuronale, delle sinapsi. Le neuroscienze oggi, attraverso tecnologie che consentono di comprendere cosa accade nel nostro cervello quando vediamo immagini, quando ci raccontano una storia, quando sfogliamo un libro, ci dicono che queste esperienze sono fondamentali per crescere, sono fondamentali per lo sviluppo anche mentale e sono la base su cui si innestano poi nell'arco della vita, oltre i 3 anni, 4, 5, 6 e anche alla scuola primaria e oltre, si innestano gli apprendimenti successivi. E quindi è una serie, diciamo, una mostra come questa è lo sfondo per affrontare tematiche insieme ai genitori, agli insegnanti, tematiche che sono fondamentali, che bisogna assolutamente conoscere. Parlare ai bambini attraverso i libri, anche questo è possibile? Certamente, innanzitutto parlare e ascoltare. E con un libro in mano, dai 6 mesi e forse anche prima, dipende dalle situazioni, dalle esperienze, un libro diventa un'occasione di esperienza straordinaria e fondamentale. L'importante è che quando noi sfogliamo un libro o lo leggiamo ai bambini più grandi di 3, 4, 5 anni, non pensiamo che l'obiettivo sia arrivare in fondo al libro. L'obiettivo è guardarsi, sorridere, parlare, ascoltare. Quando si racconta una storia o si legge un libro, quando lo faccio, il mio obiettivo è dare la voce ai bambini nel momento in cui dicono anch'io e raccontano un pezzo di storia, perché questo dimostra che il libro entra dentro le persone che ascoltano, queste piccole persone, entra dentro e si creano delle connessioni, si creano quelle che si chiamano inferenze. In fondo una storia, un libro, si capisce perché? Perché noi riusciamo a mettere in gioco la nostra esperienza e la nostra esperienza si arricchisce attraverso la narrazione e il dialogo che si costruisce attorno alla narrazione e attorno ai libri, insieme. E alla scuola dell'infanzia è straordinaria, al nido, alla scuola dell'infanzia, l'esperienza della lettura condivisa, della lettura insieme, è un'esperienza straordinaria. La mostra parla di questo. Sindaco, siamo qui questo pomeriggio per parlare di libri e di ragazzi, un abbinamento vincente direi. Sì, direi veramente una 44esima edizione della Mostra del Libro che io ho visto nascere, che ha un binomio perfetto, perché i libri in un'epoca mediatica come questa costringono, tra virgolette, i ragazzi, le loro famiglie, leggere un libro, studiare, piuttosto che stare al telefono, alle radio, alle televisioni, a tutti questi che sono gli strumenti, le nuove tecnologie, molto importanti, però ecco, fare in modo che si possa riprendere un libro in mano, e la Mostra del Libro lo dice anche la durata, 44 anni, questa è un'edizione davvero straordinaria, in questa location
che è la palestra, diciamo, Sesto de Dei Pallafoglia, che è una palestra realizzata da Subissati in legno, antisismica, antincendio, e che è in un polo scolastico che è, diciamo, è cresciuto in questi anni, che vedrà probabilmente il prossimo anno anche la 45esima edizione nel nuovo teatro Giovanni Santi, con 336 posti, che nasce qui a fianco. Quindi quest'anno saremo presenti anche a Torino con questo bellissimo manifesto, con tutte le novità di quest'anno, che poi verranno illustrate durante l'inaugurazione. E abbiamo collaborato con Pesaro, con le scuole superiori, con la scuola del libro di Urbino, con tutti i comuni confinanti, e quindi diciamo oramai che è un'eccellenza della provincia di Pesaro Urbino, del nord delle Marche, ed è un fiore all'occhiello di questa vallata, che è una vallata del fare, della genialità, delle imprese, ma anche dello studio, della laboriosità, e di coloro che hanno ideato. Io ero sindaco, ero un ragazzotto, quando un gruppo di insegnanti, di professori, di cittadini proposero al comune, allora, 44 anni fa, questa mostra, e la sua bontà si vede dalla durata. La mostra del libro per ragazzi nasce dalla collaborazione con gli istituti scolastici e ci permette di toccare un'ampia fascia d'età, quindi dai più piccoli fino agli adolescenti. Sì, la mostra è attesissima dai nostri istituti scolastici e non solo. Abbiamo ormai da diversi anni una stretta collaborazione con la Scuola del Libro di Urbino e il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro. E lo scorso anno, ad esempio, ci è venuta l'idea un po' di utilizzare questi istituti con delle borse scuola-lavoro o dei progetti di alternanza scuola-lavoro, e abbiamo chiesto loro di realizzare progetti che potessero regalare al territorio qualcosa della mostra del libro. Ad esempio, dello scorso anno, che era dedicato a Rodari, il liceo artistico realizzerà sul nostro territorio un murales a tema Rodari, e quindi anche quest'anno, in virtù del tema che abbiamo della mostra, penseremo a qualcosa sempre da far realizzare a questi istituti scolastici. Per il resto, per il nostro territorio è fondamentale, gli insegnanti aspettano e fremono per il tema di ogni anno, perché poi con i bambini più piccoli, quelli della primaria, dell'infanzia, costruiscono progettualità, li preparano alla visita della mostra del libro. La prossima settimana, infatti, la mattina sarà dedicata esclusivamente alle scuole, che verranno qui e faranno laboratori a loro dedicati. Abbiamo parlato prima con l'illustratrice di quanto il libro permetta di stimolare la fantasia, no? Dei bambini, dei ragazzi, ma anche degli adulti, quanto questo è importante. Sì, la mostra del libro è un'occasione quindi per diciamo, educare non tanto i bambini, perché già dalle scuole apprendono, ma soprattutto per educare anche i più grandi, i genitori, a regalare un libro, a comprendere quanto sia importante, quanto sviluppi la fantasia, l'ideazione nei più piccoli. Mostra del libro per ragazzi, 44esima edizione. Oggi siamo qua per la giornata di inaugurazione, ma il programma è davvero ricco. Sì, un programma nutrito e significativo, tutti gli anni si cerca di migliorare, siamo alla 44esima edizione, quindi un evento importante per Vallefoglia, per la cittadinanza e non solo, quindi un valore sociale, formativo, educativo importante, coinvolge le famiglie, i ragazzi e adolescenti del territorio. Anche le scuole ovviamente sono partecipi, alla mattina ci saranno le visite delle scolaresche, mentre di che il pomeriggio ingresso libero e ci saranno numerosi laboratori, insomma laboratori con conoscenze ormai da tanti anni, come Isabella Galeazzi,
Giancarlo Guccioni, Michela Gaudenzi. Dopodiché quest'anno ci sono anche alcune novità, una bella mostra 0-5 anni che abbiamo sul fondo della palestra, fra l'altro allestita molto bella. Ogni volta che si entra in questa palestra, che è già bella di suo, l'allestimento è sempre più gradevole. Quindi 0-5 anni, una mostra di Walter Baruzzi, insomma, donata dal, una mostra itinerante che ha acquistato il Comune di Pesaro e quindi farà il giro del territorio per gli eventi culturali. Abbiamo il piacere di averla qui. Dopodiché, con l'Associazione Culturale Teatro delle Isole, si chiude invece l'ultimo giorno con uno spettacolo teatrale, diciamo, sugli argomenti della mostra. Argomenti della mostra che sono dedicati, intitolati La Fabbrica del Libro, dedicati a Renata Agostoli. Abbiamo la fortuna di avere la figlia qui con noi, e un'illustratrice qui del territorio, da Sant'Angelo in Vado, che è venuta a mancare pochi anni fa e che ha un curriculum importante con delle tematiche importanti e una vecchia conoscenza della mostra del libro, perché dalla 13esima, mi sembra la 32esima edizione, ha collaborato con laboratori, con ragazzi del territorio. Qui abbiamo dei bei lavori unici creati proprio da Renata, quindi invitiamo i ragazzi del territorio a partecipare a questa nuova mostra del libro. Amici, per questo speciale è tutto dalla 44esima edizione della Mostra del Libro per Ragazzi. Vi do appuntamento ai prossimi programmi di Fano TV.